che cosa fa Ornella? E che ne so io cosa. Come che ne so? Cosa fa Ornella? Cosa fa Ornella? Ornella, cosa fa lei? Ornella, volete del caffè? Ah, no. Volendo sì. Un monologo. Fa un monologo, Ornella. Sì, okay. Sì. Allora. Anche tu scritto da te come la sua poesia in Affiami? Sì, scritto da me. Siamo messi bene, siamo benissimo. Prego, allora. Ornella Favorelli è una persona che recita, anche se sembra giovanissima, non è. Tiè. Recita da tanti anni, io la conosco da 10 anni. Ed è una persona stranissima. Che prova bene, dice le cose bene, fa bene, e poi è una di quelle colleghe che quando fa lo spettacolo ti ribalta tutto, fa delle cose incredibili, prende dei ritmi pazzeschi e tu vai dal culo, perché i suoi colleghi infatti si lamentano tutti. Ha fatto l'altra due settimane fa a piedi nudi nel parco, che ha fatto bene, io non sono riuscita ad andare perché ero qua. Ma è stato uno spettacolo bellissimo, l'hai visto tu, no? Anche tu hai detto che era bello, venuti nel parco. E lei ha questa capacità. Ornella ha anche un marito, che è una persona deliziosa. Non è una roba negativa questa cosa. Cioè, è una persona deliziosa, suo marito, e lei vi racconterà di una sua giornata. Ornella ama molto sciare. Stefano un po' meno. Prego. Una rilassante domenica sugli sci. Domenica mattina ore 7:30. Dopo una bella colazione chiudo a casa e salgo in macchina. Io ed il marito, sorridenti e rilassati, ci guardiamo, pronti ad affrontare la giornata. Bello sognare. Invece riavvolgiamo il nastro. Domenica mattina ore 7:30, niente colazione, non c'è tempo. Come una scheggia impazzita corro da una parte all'altra della casa, su e giù dalla scala, apri e chiudi i cassetti, prendi questo e poi quello e ricordati dell'altro. Il mio telefono segna già 8 chilometri, batterò tutti i miei record, penso. Altro che rilassata e sorridente, direi più isterica. Però non tutto viene per nuocere. Infatti, la caccia al tesoro che avevo intrapreso aveva un lato positivo. Stavo bruciando grasso e tonificando cosce, glutei e pancia come non mai, altro che palestra. Ed inoltre, è anche un toccasana per la mente. Fantastico, stavo allenando mente e corpo. Ma questa agitazione? Per rispondere bisogna ritornare indietro di un giorno, quando con il marito è stata affrontata la questione. Domani andiamo a sciare? Domani andiamo a sciare. 4 semplici ed innocue parole che scatenarono una vera e propria odissea. Dopo una lunga ed estenuante disquisizione familiare che ha portato a un'indecisione cosmica a cui è seguito una valutazione di tutti i pro e i contro, finalmente alle 7 della domenica in questione ogni riserva è stata sciolta a favore dello sci. Vittoria per la sottoscritta. Vittoria sì, ma con tutto da preparare. Nel frattempo, il padrone di casa, intendo il vero padrone di casa, Sua Altezza Reale Poldo, innervosito dal mio andirivieni, faceva le sue rimostranze con una serie di miagolii. Avevo osato disturbare il suo sonnellino pre-colazione. Poldo, non ora, non vedi come sono messa, gli dico. Sua maestà mi guarda, come per dire, e allora? Lo sai che non mi piace essere svegliato bruscamente. Insomma, la giornata non era ancora cominciata e io sognavo già la sera per andare a dormire. Ma non perdiamoci d'animo, ore 7:45. Come il cane pastore fa con il gregge, raduno sul letto tutto quello che avevo trovato. Zaino, termica, pareo, guanti, bikini, cappello, pantaloni ed ogni altra cosa che mi viene in mente. Mancava solo la mia giacca da sci, che ovviamente era sopra l'armadio. Riprendo nuovamente la scala. Quando vedo il marito della situazione, in preda al panico,
perché non trovi i pantaloni da sci. E naturalmente la colpa è della sottoscritta, che li ha ritirati in un posto segreto e ora sono andati persi. Alla domanda, per caso li hai visti? Mollo la scala alla velocità della luce, la mia giacca può attendere. Era più urgente trovare i pantaloni ed evitare una nuova crisi decisionale. Come un segugio che fiuta la preda, comincio nuovamente a ribaltare casa. Guardo sotto il letto, rivisto tra i vestiti sopra il letto, riguardo nell'armadione, nei cassetti, corro in salotto e dopo aver passato in rassegna ogni angolo della casa, bagno e cucina compresi, l'orologio segna 12 chilometri, era una maratoneta, arrivo alla conclusione che non sono andati persi o spariti, ma semplicemente non sono in casa. Il mio istinto di segugio mi dice che erano nel buco nero dell'armadio in garage, in compagnia della sua giacca da sci. Eventualità da lui negata, perché ovviamente con la sua memoria di ferro si ricordava esattamente che erano in casa. Tralascio la lunga parentesi sulla memoria. In primo luogo non ho tempo, in secondo luogo sono ancora in pigiama e a digiuno, ed in terzo luogo il gatto non mi dà tregua. Penso, non importa, prendiamoci la colpa. L'importante è sopravvivere ed andare a sciare. Nella mia ricerca dei pantaloni scomparsi, mi ero imbattuto in un altro suo paio, ancora col cartellino. Gli dico, indossali! E borbottando, dopo averli provati, si convince che vanno bene. Un problema risolto. Forse riuscivo ancora ad andare a sciare. La mia speranza per ora non stava vacillando. Sistemato il marito, toccava sua maestà, che nel frattempo si era posizionato vicino alla ciotola e mi guardava rimproverandomi che non solo la ciotola era ancora vuota, ma era già passato qualche minuto dall'ora della pappa. Gesto imperdonabile da parte della sua schiava. Va bene, Poldo, scusami, abbandono quello che stavo facendo. Tanto non ricordo più cosa stavo facendo, per correre a prendere le crocchette. Il tutto sotto l'occhio vigile del gatto, che controllava ogni mio passo, pronto a riportarmi sulla via della ciotola in caso di distrazioni. Verso il regal cibo e con un ultimo miagolio di rimprovero comincia a mangiare. Soddisfatta anche sua maestà, rimaneva solo più la sottoscritta, che continuava ancora ad essere in pigiama e a digiuno. Ma quando arriva la bella colazione? Ore 8:30. Il telefono continua a segnalarmi il raggiungimento di nuovi record personali. Stanca come non mai, siamo vestiti e pronti per partire. Il marito esce per andare in garage, che fortunatamente non si trova proprio sotto casa, e questo mi dà il tempo di fare un ultimo controllo. Saluto il gatto, che dopo l'ora di pazzia a cui aveva assistito e la digestione in corso era esausto e aveva giustamente bisogno di un sonnellino rigenerante. Sto per chiudere casa, le chiavi nella toppa, quando squilla il cellulare. Compare il nome del marito. Panico. Mi vedo per l'ennesima volta ribaltare casa alla ricerca di non so cosa, con il gatto che mi insegue per avere crocchette extra e lo sci che diventa sempre più un miraggio. Rassegnata a questo scenario e non potendo più ignorare lo squillare del cellulare, rispondo: pronto. Il marito, che ormai era arrivato sotto casa, mi avvisa che si era dimenticato di cambiare la giacca da città con quella da sci e doveva ritornare in garage. E qui la mia speranza comincia a vacillare. Ore 9. Lo smartwatch si spegne per surriscaldamento, ma prima mi segnala il raggiungimento dell'obiettivo mensile. Ottimo! Vivrò di rendita per il resto del mese. Stremata, salgo in macchina. Finalmente si parte per la montagna. Destinazione Sestrier. Il marito decide che era meglio fare la Pinerolo per risparmiare i soldi dell'autostrada. Così, oltre al ritardo della partenza, si accumulava anche quello della statale. Penso, pazienza, farò il pomeridiano, basta che arriviamo. Naturalmente, nell'ora di pazzia in casa, i nostri dialoghi non erano stati proprio calmi e tranquilli. Per cui in macchina il silenzio regna sovrano. Un buon ripiego per evitare nuove escalation.
Questa finta tranquillità viene interrotta dal segnale di un messaggio sul mio cellulare. Piccola parentesi, con le lenti a contatto e considerata la mia giovane età, leggere da vicino senza appositi occhiali diventava molto difficile. Ma, miracolosamente, dopo una serie di allungamenti tali da slogarmi la spalla, riesco a decifrarne il nome. Laura, esclamo! Sì, Laura, ti ho letto! Per il messaggio, isso bandiera bianca. Quindi l'unica soluzione era chiamarla. La mia amica, ignara di quello che era successo, mi chiede se eravamo già arrivati sulle piste. Domanda lecita e giusta, ma il cartello sulla strada mi indicava Pinerolo. E ecco, non proprio arrivati, diciamo piuttosto appena partiti. E se andava bene, avevamo ancora un'ora di strada e in più dovevamo prendere gli ski pass. Con la coda fra le gambe le spiego la situazione e rimaniamo d'accordo che ci saremmo incontrati sulle piste. Ma questa sarebbe stata solo la prima di una serie di telefonate. Ore 10:30, arriviamo alla meta, ecco la neve e la gente che sciava da almeno un'ora. Ma non perdiamoci d'animo, ormai il grosso è fatto. Nella mia mente mi prefiguro già la mia prima discesa. Parcheggiata la macchina, mi fiondo ad aprire il bagagliaio e mentre mi infilo gli scarponi penso: ormai ci siamo, non c'è più nulla che può andare storto. Ma sei pazza, mi riprovera la mia coscienza. Adesso sicuramente qualcosa andrà storto. E proprio in quel preciso istante il marito realizza che aveva dimenticato a casa i guanti da sci. Vedi, prosegue la mia coscienza, mentre io e la mia speranza eravamo sotto shock. Lo sci era diventato una missione quasi impossibile. Non solo eravamo in un ritardo mostruoso, ma spendere soldi per comprare un nuovo paio di guanti non era contemplato. Mentre mi sfilo gli scarponi, parte dal primo binario un'incazzatura cosmica che aveva preso il posto della defunta speranza. Richiamo la mia amica, cospargendomi il capo di cenere per avvisare che non avrei mosciato e le spiego il motivo. In pratica ero arrivata alla meta, la stavo per toccare ed era andato tutto in fumo. Incredula e disperata nello stesso tempo si accende una lampadina, un faro di speranza nel buio dell'incazzatura. Mi viene in mente che avevo portato un secondo paio di guanti. Prova a vedere se ti vanno bene, gli dico. Ma al primo tentativo la mano del marito non entra. Erano pur sempre una taglia più piccola della sua. Ora, per evitare il divorzio ormai prossimo, il marito, in un estremo tentativo, prova una seconda volta a farsi entrare i guanti e perdendo l'uso delle mani ci riesce. Colpo di scena, l'incazzatura svanisce. Ritiro i fogli del divorzio, ritorna la speranza. Ultimo passo, prendere gli ski pass. Richiamo la mia amica per la centesima volta, avvisando del nuovo cambio di programma e vista allora non riuscivamo a raggiungere la Freiteve, ma restavamo a Charasessar. Ore 11, siamo sulle piste, sono commossa, mi scende quasi una lacrimuccia. La mia speranza stappa una bottiglia di Don Perignon della felicità. L'annata più cara, non badiamo a spese. La prima ora di sci vola senza intoppi, la neve è accettabile, devo solo badare al marito per non perdere i vari incroci sulle piste, ma la situazione è sotto controllo. Stappo un'altra bottiglia di Don Perignon, ma sì, ubriachiamoci. Ore 12:30. Il marito mi chiede da quante ore siamo sulle piste. Da un'ora e mezza gli rispondo e lui, pensavo tre. Percepisco che lo spazio temporale mio e il suo non coincidono. Io avevo appena iniziato a scaldarmi e lui era già stanco. Allora decidiamo di fermarci a mangiare in un rifugio sulle piste. Gli dico quello dove andiamo sempre. Ma la sua memoria di ferro in quel momento non era di ferro e non aveva la più pallida idea di quale rifugio fosse. Va bene, seguimi. Ore 13:30. Finito di mangiare, dopo una serie di vocali, riesco a parlare nuovamente con la mia amica.
la quale mi avvisa che compiendo la traversata del comprensorio ci avrebbero raggiunti verso le 14 a Borgata. Colpo di scena aspettato e un bicchiere di Don Perignon, per favore, per festeggiare. Ore 14:30. Finalmente io, il marito, la mia amica ed il suo amico siamo sulla cima della montagna, pronti per la nostra prima discesa. Con solo quelle 4 orette di ritardo rispetto ai programmi iniziali. Ma in fondo gli imprevisti capitano, no? Ma non distraiamoci. Ritorniamo sulla punta della montagna. Il piano era quello di raggiungere Banchetta per poi fare una sciata insieme. Parte il marito come apripista e poi gli altri ed io chiudo il quartetto. Il primo incrocio utile per girare la Banchetta, il marito lo salta andando dritto. Non importa, penso, ci sono altri 3 incroci. Supera anche il secondo, dettaglio trascurabile, ci rimangono altri 2 incroci. Ad un certo punto realizzo che non lo vedo più. Andava giù troppo veloce e fermarsi così ogni tanto a controllare di non aver perso nessuna pecorella del suo gregge non era nei suoi pensieri. Qui la mia fiducia ricomincia a vacillare, ma grazie a Don Perignon non se ne va del tutto. Per tentare di rintracciarlo e nello stesso tempo, per paura che si fosse perso, passo davanti agli altri e così saltiamo anche il terzo incrocio. E del marito nessuna traccia. Al quarto ed ultimo incrocio possibile, per tentare di raggiungere Banchetta, ormai diventato un miraggio, il gregge senza una pecorella si ferma. Per fugare ogni dubbio lo chiamo. «Dove sei?» gli chiedo. Lui mi risponde che si trovava in un punto imprecisato della pista vicino ad un rifugio. E qui cade la linea. I miei sospetti erano confermati. Era quasi arrivata al campetto. Cosa fare? Raggiungere Banchetta o recuperare il marito? Difficile decisione, ma ovviamente la risposta corretta era recuperare la quarta pecorella. Comunico ai restanti parte del gregge che la pecorella scomparsa aveva saltato l'ultimo incrocio proseguendo dritto fino a Borgata ed era meglio raggiungerlo prima di perdere del tutto. Ore 15. Come sette arriviamo al campetto. Avevamo ancora tempo di fare una discesa, ovvero l'unica discesa insieme. Recuperiamo il marito e ci fiondiamo sulla seggiovia. Come un film già visto siamo di nuovo in cima alla stessa montagna di prima. Sempre gli stessi, io, il marito, la mia amica ed il suo amico. Ma cambio della formazione. Il marito viene posizionato a chiusura del quartetto. Meglio evitare nuovi imprevisti. Scendiamo dritti fino in fondo, nessuna deviazione, nessuna pecorella persa per strada. Mi sento in paradiso e mi batto un 5 da sola sorseggiando un altro bicchiere di Don Perignon. Ore 15:30. Fine della molto impegnativa giornata di sci. Il marito è distrutto. Figuriamoci la sottoscritta. Il mio Google Maps aveva fatto gli straordinari tra la ricerca in casa e la ricerca del marito sulle piste. Inoltre era finito anche il Don Perignon, spalla sulla quale avevo fatto affidamento. Salutiamo gli amici e a noi non rimane che toglierci gli sci e strisciare alla macchina. Ma in quel preciso istante il marito si accorge che non trova più il cellulare. La restante parte della giornata è stata censurata. Grazie, Ornella, che disastrosa domenica. Mamma mia.